È il webinar, insomma, che fa parte dell'area di policy del quinto piano nazionale del governo aperto. L'area di policy è integrità e prevenzione della corruzione. Cioè, è la prima volta che un piano OGP italiano si occupa nello specifico di quest'area di policy, che invece era presente in tanti altri piani a livello internazionale, quindi abbiamo voluto fare questo sforzo di dedicare uno specifico impegno all'integrità, alla prevenzione della corruzione, e poi, come vedrete, ci allarghiamo anche alla prevenzione, al contrasto del riciclaggio, che crediamo siano dei fenomeni che vanno un po' compresi nella loro unitarietà. E, quindi un saluto a tutti, soprattutto diciamo, ai nostri graditi interlocutori che hanno accettato questo invito e che ringrazio fin d'ora. Però prima diciamo, di iniziare ad analizzare i fenomeni, insomma, perché oggi in questo webinar vorremmo soprattutto fare questo, cercare di capire come le cleptocrazie prendono vita e si nutrono anche delle economie liberali, delle economie delle democrazie occidentali. Diciamo, questo è un po' il tema di fondo e di come si possono contrastare questi fenomeni. Però prima vorremmo introdurre con un saluto istituzionale del dottor Aresu del Dipartimento della Funzione Pubblica. A lei la parola, dottor Aresu. Grazie mille, dottor Di Rienzo. Io porto i saluti del direttore generale Angeletti dell'Ufficio per l'Innovazione, lo Sviluppo delle Competenze e la Comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale è impegnato in un'altra purtroppo urgentissima attività istituzionale, quindi gli dispiaceva non partecipare, ma insomma incarica me di portare i suoi saluti. In un webinar, in un incontro così importante dal titolo Coordinare le strategie anticorruzione per difendere la democrazia. Come già ricordava lei, dottor Di Rienzo, lo Stato italiano impegnato da una decina d'anni nell'Open Government Partnership e in particolare adesso nel quinto piano d'azione nazionale. E finalmente si parla di anticorruzione come un obiettivo ambizioso ed importante. E come sempre nell'ambito del Open Government Partnership lo si fa coinvolgendo ad un tempo sia istituzioni pubbliche sia organizzazioni della società civile. Ciò perché davvero questo modo di lavorare riteniamo sia particolarmente importante per diffondere una buona pratica di condivisione di una cultura di un'amministrazione aperta, ma non soltanto di un'amministrazione aperta, anche di un'amministrazione pulita, di un'amministrazione trasparente. In questo senso si colloca proprio la volontà di affrontare il tema della integrità dei processi decisionali pubblici, della trasparenza delle relazioni e dei rapporti tra decisori pubblici e operatori economici, che sono, diciamo, le figure maggiormente coinvolte nell'ambito di tutto ciò che riguarda l'anticorruzione, di tutto ciò che riguarda quindi i contratti pubblici, di tutto ciò che riguarda in generale gli spostamenti patrimoniali e potremmo dire i rapporti tra operatori economici e pubblica amministrazione in generale. Ciò assume un maggior rilievo anche alla luce del PNRR, che sappiamo prevede l'utilizzo di svariate risorse in tempi anche piuttosto serrati. Quindi la tematica dell'anticorruzione acquista un rilievo particolare in questo momento storico. Dicevo che sono coinvolte sia organizzazioni della società civile, sia istituzioni. Oggi abbiamo Banca d'Italia, il Ministero degli Affari Esteri, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, insomma, un dibattito completo per cercare di dare un contributo nella direzione di una diffusione della cultura dell'anticorruzione. Questo come Dipartimento della Funzione Pubblica riteniamo sia particolarmente importante e davvero, lo rimarco, un obiettivo ambizioso del quinto piano nazionale per il governo aperto in cui la Presidenza del Consiglio è impegnata. Una breve notazione: quest'anno è anche particolarmente importante perché l'Italia è, si dice in inglese, co-chair, co-presidente a livello internazionale di questa partnership e quindi diciamo
se lo Stato capofila in questo caso rimarca l'importanza di certi temi, ecco, questi temi assumono una rilevanza ben più ampia che supera e travalica i confini di questo Stato. Ringrazio per la parola, un buon lavoro a tutti e un caro saluto anche dal direttore Angeletti. Grazie dottore Aresu, perché insomma mi dà un assist perfetto, insomma la copresidenza ci hanno sempre spiegato, diciamo, quelli di OGP International, che si fa attraverso queste due parole, leading by example, cioè guidare attraverso l'esempio. E quindi un po' in questo spirito noi ci gettiamo in questo mondo che forse per molti è un po' sconosciuto, ma in realtà è ben noto a chi opera in questo settore dell'anticorruzione, insomma, le cleptocrazie e tutto quello che c'è intorno alle cleptocrazie, insomma, i fenomeni che si originano dalle cleptocrazie. Quello che vorremmo fare oggi è un po' analizzare, adesso io vi condivido giusto l'inizio, faccio una brevissima introduzione. Nel quinto piano nazionale noi abbiamo voluto, insieme alle organizzazioni della società civile e le istituzioni con cui abbiamo collaborato già fin dall'anno scorso, creare un impegno specifico che abbiamo chiamato Rilanciare la strategia nazionale anticorruzione, che da una parte cerca di coordinare le strategie di prevenzione della corruzione e quindi mettere insieme un po' gli attori chiave delle strategie di prevenzione della corruzione nazionale, e dall'altra anche rafforzare quelli che poi si trovano operativamente a lavorare quotidianamente nella prevenzione della corruzione e per la trasparenza, cioè i responsabili anticorruzione. Cioè questo è un pochino il nostro impegno. Ovviamente però siamo abituati, diciamo, nella anticorruzione italiana, soprattutto dalla legge 190, a parlare di corruzione amministrativa. In realtà i fenomeni corruttivi sono molto più ampi. Oggi tratteremo sia della corruzione internazionale, sia del riciclaggio a livello internazionale, sia delle pressioni che la criptocrazia fa sul decisore pubblico nelle democrazie occidentali. Quindi, come vedete, c'è un ampliamento dei temi molto forte e insomma siamo sicuri che per molti queste tematiche sono assolutamente nuove, ed è per questo, insomma, che vorrei partire proprio da alcuni concetti chiave. Cioè, c'è un concetto, diciamo, che sta un po' sullo sfondo e si chiama state capture, è una locuzione anglosassone, si chiama stato sotto sequestro, insomma, ed è una particolare condizione di alcuni stati in cui i rilevanti interessi privati possono essere di origine illecita o anche lecita, però sono in grado di influenzare talmente, in maniera talmente significativa, i processi decisionali pubblici che alla fine si sovrappongono ai processi decisionali pubblici. Ed è questo il termine molto interessante, è il sequestro della funzione pubblica. Quindi gli interessi primari di questi gruppi sovrappongono e in qualche modo lo Stato comincia a promuovere non più gli interessi pubblici di tutti, della collettività, ma comincia a promuovere gli interessi di questi particolari gruppi. A questo si lega il concetto di cleptocrazia, perché mentre lo state capture è una condizione, una situazione, la cleptocrazia è un po', come dice, la dinamica attraverso cui poi si forma questo sequestro. Perché in molti casi alcune elite autocratiche operano al fine privare le collettività locali e spogliare sistematicamente le collettività di risorse. La caratteristica fondamentale della criptocrazia, che significa, diciamo, appunto potere di chi commette furti, è che la corruzione diventa proprio un sistema di governo. Ok? Ora, ovviamente noi non siamo uno Stato sotto sequestro, anche se in alcuni ambiti abbiamo degli interessi, rilevanti interessi privati che tendono a sovrapporsi agli interessi pubblici, ma non siamo sicuramente paesi emergenti o paesi che hanno, diciamo, questo tipo di problema quasi sistemico. Perché ci interessa invece la cleptocrazia e lo state capture? Perché queste cleptocrazie in qualche modo tendono a interagire con gli Stati democratici. Le cleptocrazie hanno bisogno delle democrazie occidentali, intanto per ripulire il denaro frutto della corruzione e il furto delle risorse pubbliche. E qui poi sentiremo il dottor Borrello dell'Unità di Informazione Finanziaria della WIF Banca d'Italia, perché questi sono schemi
abbastanza ormai noti, insomma, e quindi sarebbe interessante capire come fanno, ma anche lo fanno per rafforzare la loro reputazione a livello domestico e internazionale. Sapete che molti dei campi in cui le criptografie operano sono, per esempio, il settore sportivo, il settore culturale, cioè cercano di un po' di ripulirsi l'immagine. L'altro elemento fondamentale è per drenare risorse con la vendita di materie prime e energie, e qui entriamo in piena attualità, no? Perché in qualche modo c'è questo paradosso che qui anche noi come paese siamo assolutamente dentro, e che difendiamo una nazione occupata e dall'altra parte acquistiamo energie dall'occupante, quindi in qualche modo paradossalmente foraggiando anche l'occupante. E questa situazione paradossale ci siamo entrati perché in qualche modo c'è stato qualcosa che non è andato, insomma. Dall'altra parte, perché a volte le democrazie occidentali tollerano le criptocrazie? Perché questi portano tanti soldi immediatamente spendibili, soprattutto in periodi di grande emergenza e di crisi economica. E poi perché le democrazie occidentali hanno una fame endemica di risorse energetiche e di materie prime, e spesso e volentieri le cleptocrazie operano proprio dove queste materie prime, queste fonti energetiche ci sono. Okay? Quindi le cleptocrazie sfruttano e inquinano regolarmente l'economia dei paesi occidentali, e questo fenomeno è molto più ampio di quello che viene normalmente percepito. E attraverso i loro complici si fanno largo nei sistemi finanziari, rafforzano la loro influenza sulla politica e sui media, e investono risorse di provenienza illecita. Se noi ci mettiamo di fronte a quello che potrebbe essere un processo di produzione di politiche pubbliche e di attuazione di politiche pubbliche, allora le cleptocrazie operano a tutti i livelli, sia nella fase dell'adozione di politiche pubbliche, orientando le decisioni pubbliche, e qui poi chiameremo in campo Federico Angelé di The Good Lobby, che è un'organizzazione della società civile che proprio fa questo di mestiere, insomma, cerca di rendere trasparenti i rapporti, le relazioni di interessi tra i gruppi di interesse in generale e i decisori pubblici, e che qui magari ci spiegherà meglio quali sono i meccanismi di questi tentativi di orientare le decisioni pubbliche. Poi nell'attuazione delle politiche, ovviamente corrompendo i decisori pubblici, e quindi qui tutta la materia, il fenomeno della corruzione internazionale, ma anche della corruzione, e poi il coinvolgimento di soggetti privati quando poi nell'attuazione di queste politiche pubbliche, inserendosi ad esempio nel tessuto economico, soprattutto nei periodi emergenziali. Abbiamo moltissimi fenomeni di riciclaggio, tentativo di riciclaggio, soprattutto in periodo pandemico. La domanda, diciamo, di fondo è come le democrazie occidentali reagiscono a questi fenomeni, che sono ovviamente, come dicevo, poco noti a noi, ma molto noti a chi si occupa di questo. Per rispondere a questa domanda e anche per dare, diciamo, uno scenario di riferimento ai temi che stiamo un po' affrontando oggi, io passo la parola immediatamente al professor Giovanni Tartaglia Pulcini, che è consigliere del Ministero degli Esteri, ma è stato in particolare è stato coordinatore del gruppo anticorruzione del G20 quando l'Italia era presidente del gruppo G20, e gli faccio proprio queste domande, cioè, ma qual è il livello di conoscenza di questi fenomeni a livello internazionale? Qual è il livello anche di impegno? E anche qual è il livello degli strumenti, cioè quali sono le policy, le politiche, qual è il livello, appunto, degli strumenti normativi che le democrazie occidentali stanno mettendo a punto o hanno messo a punto per difendersi da queste minacce. Quindi professor Giovanni Tartaglia Pulcini, se vuole può illuminarci su questo, io so che lo farà. Grazie professore, innanzitutto dell'invito. E buongiorno a tutti, io vi chiedo scusa perché non potrò partecipare alla intera sessione di lavori, ma il mio è un grazie non liturgico, perché il tema affrontato è particolarmente interessante e testimonia, per il coraggio della scelta proprio dell'argomento, che esistono degli effetti verticali, io li definisco così, delle attività internazionali e multilaterali in questa materia, e quindi si inizia a affrontare il tema della grand corruption, come la definiamo noi,
anche in approfondimenti a livello nazionale, perché altrimenti ci troveremo di fronte ad un paradosso. E cerco di illustrarne le ragioni. L'Italia, grazie alla diplomazia giuridica, si è riposizionata a livello internazionale come paese guida in materia di lotta alla corruzione, di prevenzione e contrasto al crimine organizzato e di prevenzione e contrasto al riciclaggio di capitali illeciti. La nostra visione olistica è il rafforzamento di un coordinamento interistituzionale ed intersettoriale, ha fatto sì che la qualità della rappresentanza italiana nelle delegazioni, nei fori multilaterali, crescesse in modo esponenziale nel tempo e che i messaggi passati dal nostro paese, dal punto di vista proprio del contributo al dibattito internazionale, fossero il più possibile coerenti ed omogenei. A questi due fattori, che sono fattori positivi, si unisce un fattore di carattere storico, fattuale. L'Italia è il paese delle mafie più antiche del mondo ed è il paese nel quale la corruzione, almeno dal punto di vista della detection, si è manifestata in modo più sofisticato negli ultimi decenni. Ha dovuto pertanto affrontare, dal punto di vista della reazione, sia nella formazione, sia nel rafforzamento delle istituzioni dal punto di vista organizzativo, sia nel quadro normativo, questi fenomeni, approntando modelli di prevenzione e contrasto che sono all'avanguardia, possono essere considerati degli standard, dei modelli di riferimento nel mondo. Ed è questo che ha condotto il nostro paese a fare uno sforzo corale, coordinato dal Ministero degli Esteri in azione materie, ma che è di tutte le istituzioni competenti, e questo sforzo corale ci ha fatto scalare posizioni non tanto e solo nelle classifiche di percezione della corruzione in questi ranking o rating, quanto fattualmente, perché innanzitutto siamo stati presidenti del G20 addirittura un anno prima della nostra presidenza ufficiale, perché siamo stati chiamati a svolgere questa attività di presidenza, siamo chiamati ad integrare i gruppi di lavoro più importanti quando si tratta di valutare interi sistemi che presentano particolarità. Faccio riferimento, per quanto riguarda la mia esperienza personale, al Brasile e alla Corea del Sud, per esempio. Perché? Perché veniamo considerati tecnicamente una guida sicura. La copresidenza dell'Open Government Partnership all'Italia in questo esercizio ne è una plastica testimonianza, perché quello che avviene per quanto concerne la lotta alla corruzione e al crimine organizzato in linea generale, avviene naturalmente con riferimento ai temi di integrità e trasparenza e dell'approccio multi-stakeholder. Fatta questa premessa, mi permetto di intrattenervi solo su due altri aspetti. Il primo è di carattere contenutistico e l'altro è sul piano dell'update, per rispondere alla domanda del professore Di Lienzo. Che succede? Che cosa si sta facendo e che cosa si farà? Sul piano contenutistico, noi italiani abbiamo cercato di spiegare, all'inizio incontrando resistenze, come avviene il fenomeno della state capture, che è un fenomeno complesso, che è frutto di una scalata esponenziale del malaffare che dalla petty corruption, tradizionalmente considerata, cioè la piccola corruzione, quella una tantum, attraverso l'infiltrazione vera e propria, giunge fino ai più alti livelli. E il concetto di cleptocrazia in realtà è stato coniato da giuristi anglosassoni, ma facendo riferimento all'esperienza dei nostri processi, soprattutto dei processi di Palermo, durante il periodo dello sfruttamento dell'attività edilizia, laddove si è potuto praticamente classificare il tentativo di organizzazioni criminali di entrare nell'amministrazione della cosa pubblica attraverso l'infiltrazione, non più e solo forzando dall'esterno, comprando, minacciando, deviando l'azione della pubblica amministrazione come se fosse qualcosa di estraneo all'organizzazione criminale, quanto infiltrandola inizialmente ai più bassi livelli, giungendo poi ai più alti livelli attraverso addirittura la candidatura alle elezioni amministrative locali. Questo poi ha avuto delle repliche, per, devo dire, nostra sorte, altrove, nel senso che questo tipo di modalità di scalata attraverso l'infiltrazione dell'amministrazione della cosa pubblica ha registrato un passaggio dal livello locale a livello territoriale a livello addirittura nazionale in altri paesi. Ed è un fenomeno globale.
perché ci sono evidenze in processi in Corea del Sud, in Ucraina, in Tunisia, in Perù, in Guatemala, in Argentina, in Brasile, e mi fermo, in Panama anche, ricordo, nei quali si fa riferimento al fatto che la corruzione sistematica attraverso l'infiltrazione, la messa a libro paga, la devianza dell'azione di governo, quella descritta dal professor Di Rienzo nelle sue slide, è un fatto storico. L'Italia ha fatto da apripista e non è sola in questo settore. Vengo alla terza parte dell'intervento per rispondere alla domanda del professor Di Rienzo. Pensate che il presidente degli Stati Uniti d'America a dicembre del 2021 ha convocato un summit straordinario che non era in agenda, perché noi avevamo avuto il summit del G20, addirittura nella nostra presidenza del G20 ne abbiamo avuti due, perché per affrontare il tema della pandemia avevamo avuto anche un summit sulla salute, quindi abbiamo avuto un summit ordinario del G20, 30-31 ottobre a Roma, un summit sulla salute virtuale che lo aveva preceduto. Il presidente degli Stati Uniti d'America ha avvertito il bisogno di convocare un summit dal titolo Summit for Democracy, e per la democrazia. L'oggetto di questo summit è stata la lotta alla corruzione e il coinvolgimento e la tutela dei diritti umani e della stessa tenuta democratica nei paesi che sono a rischio di cleptocrazia, proprio come descritto dal professor Di Rienzo. Adesso scendiamo più a livello di gruppi di lavoro, perché loro sono leaders, noi inviamo attraverso gli Sherpa quelle che sono le nostre idee che vengono filtrate dalla diplomazia e dalla politica, come giusto che sia, per consentire il raggiungimento del consenso. Vi dico quello che avviene a livello di gruppi di lavoro, come questi temi presentati dal professor Di Rienzo sono in agenda e come soprattutto noi italiani siamo protagonisti di questa agenda. Noi abbiamo fatto approvare nel 2021, sotto la nostra presidenza del gruppo anticorruzione del G20, un documento frutto del lavoro di tutti i partecipanti al nostro coordinamento interistituzionale, alcuni dei quali ringrazio, ho visto anche prima dell'inizio del collegamento, che sono oggi presenti. Questo documento si intitola Alti principi contro la corruzione correlata al crimine organizzato. E praticamente il tema viene affrontato in modo sistematico in questo documento, che viene considerato un documento di rottura perché mette per la prima volta in relazione tra loro la convenzione UNCAC e la convenzione UNTOC, la convenzione contro la corruzione e la convenzione contro il crimine organizzato. Tanto questo documento ha creato un impatto sul scenario multilaterale che a Sharm el Sheikh, l'ultima conferenza degli Stati parte delle Nazioni Unite, nel quadro della Convenzione contro la corruzione, è stata adottata una dichiarazione nella quale dichiarazione noi italiani abbiamo chiesto e ottenuto venisse inserito un punto operativo per sviluppare questi documenti, questo documento del G20. E questa dichiarazione ha stabilito che nella prossima conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che si terrà negli Stati Uniti nel 2023, dovrà essere adottata una risoluzione delle Nazioni Unite che affronti adeguatamente questo argomento. Risoluzione alla cui redazione siamo chiamati noi italiani. Noi dovremo scrivere lo zero draft di questa risoluzione. Concludo l'intervento dicendo che il 23 di maggio, praticamente lunedì, cadranno i 30 anni dell'attentato di Capaci o della strage di Capaci, che voi tutti sapete, vide come vittime e martiri, oltre che Giovanni Falcone e la sua sposa e gli agenti della sua scorta, molti dei sogni degli italiani, diciamo, perché ci portarono quei fatti, così come la strage di Via D'Amelio, ad uno scontro con una realtà che forse conoscevamo, ma che non avevamo valutato adeguatamente. La domanda che mi faccio, che pongo a tutti voi, è se quelle stragi siano servite al Paese per avere una reazione forte e per prendere consapevolezza e coscienza di che cosa significa la minaccia mafiosa portata alle più alte conseguenze, quelle di cui ha avuto il coraggio di parlare oggi il professor Di Rienzo, focalizzando l'attenzione sulla cleptocrazia. La mia risposta è assolutamente sì, perché da quel dolorosissimo momento della nostra storia e dal sacrificio di quegli eroi, la vicenda del nostro paese è cambiata. Non abbiamo risolto tutti i problemi,
problemi continuano a essere sul tappeto, ma abbiamo cambiato il paradigma. E volendo studiare gli ultimi 30 anni, cosa siamo noi oggi, qual è la posizione del nostro paese nel mondo, posso dirvi per conoscenza diretta che ci siamo riposizionati e siamo legittimati, veniamo considerati con una legittimazione attiva a livello globale a condividere i nostri modelli, a presentare i nostri standard, la nostra expertise la più richiesta al mondo. Io sono coordinatore scientifico di alcuni programmi di assistenza tecnica internazionale, mi sto inimicando molte amministrazioni perché richiedo funzionari per missioni e tutti iniziano a dirmi che sono troppi e che c'è l'attività ordinaria da portare avanti. Sono segnali forti, ma che voglio condividere con voi in questo momento che è di memoria, ma anche di grande fiducia. Grazie all'Open Government Partnership, al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazioni Finanziarie della Banca d'Italia, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia, alla società civile italiana, a tutti gli attori istituzionali che non ho richiamato, ma per sintesi, e chiedo scusa per questo, oggi l'Italia fa sistema e quando si tratta di cleptocrazia è pronta, non dico ad insegnare, ma quantomeno a condividere modelli positivi e funzionali. Vi auguro un buon prosieguo di questo giorno, diciamo, di questa sessione di lavoro e resto a vostra disposizione anche in futuro per i prossimi incontri. Ho omesso di ricordare la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ci tengo a farlo, a fare questa menzione, perché è il futuro, perché la nostra classe dirigente del futuro deve essere messa al corrente degli effetti verticali di questa attività di diplomazia giuridica che sono fondamentali e devo dire che la professoressa Donini, la professoressa Ostorto, ma anche proprio il presidente Paola Severino sono perfettamente consapevoli di ciò e questo mi onora. Buon lavoro a tutti. Grazie professor Tartaglia, come al solito quando lei parla si capisce perché noi abbiamo la leadership tecnica a livello mondiale. Questo è un messaggio che lancia un po' a tutti, insomma, ed è importante valorizzare questa leadership tech, cioè farla poi calare, come dire, a livelli delle pubbliche amministrazioni, singole pubbliche amministrazioni, questa calata, diciamo, di sapienza e di consapevolezza su questi fenomeni. Allora, come organizzata, diciamo, la parte più sui temi? Faremo un primo giro sui fenomeni, diciamo. Quindi chiameremo in causa Federico Angelè, direttore di The Good Lobby, che è un'organizzazione della società civile che è attiva sul tema appunto della trasparenza delle relazioni tra gruppi di interesse e decisori pubblici, a parlare del fenomeno appunto dell'influenzamento del decisore pubblico, cioè come le cleptocrazie tentano di influenzare i decisori pubblici delle democrazie occidentali. E poi parleremo con il dottor Italo Borrello che ci parlerà del riciclaggio a livello internazionale, quindi come le cleptocrazie ripuliscono i soldi nelle democrazie occidentali e del ruolo dell'unità di informazione finanziaria. Poi parleremo insieme sempre a loro due delle soluzioni possibili e poi ci trasferiremo sull'operatività del quinto piano nazionale. Come vedete c'è Giuseppe Abbatino dell'ANAC che ci parlerà un po' del ruolo di coordinamento dell'ANAC in seno a questa nuova task force multi-stakeholder, organizzazione della società civile e istituzioni e pubbliche amministrazioni, e la Scuola Nazionale con la dottoressa Donnini, che invece è responsabile dell'apertura di una comunità di pratica dei responsabili della prevenzione della corruzione, e magari proveremo a chiedere a loro come le loro azioni possono includere questi fenomeni. Allora partirei da Federico Angelè per farci un po' spiegare come le cleptocrazie cercano, insomma, di influenzare il decisore pubblico occidentale. Federico, a te la parola. Grazie Massimo, grazie a tutte e a tutti per la presenza e grazie soprattutto per l'invito e direi soprattutto ancora di più per lo stimolo ad affrontare i temi di cui ci occupiamo da una prospettiva diversa e inserirli all'interno di un quadro
di attualità e di urgenza che ci vede davvero tutti responsabilizzati rispetto a questi punti e a questi temi. Quando ho parlato con Massimo Di Rienzo di questo tema, mi sono proprio interrogato sul fatto che le criptocrazie fossero particolarmente in grado, più abili rispetto ad altri soggetti, a influenzare i processi decisionali. Forse non è così, non possono contare su strategie di lobbying vincenti o su chissà quali tecniche, ma è un apparato di capacità di influenza che viene messa in campo ad essere particolarmente significativa e preoccupante. È un apparato appunto multiforme che da una parte prevede appunto un'attività diretta o indiretta di lobbying, di influenza nelle decisioni degli stati occidentali. Dall'altra parte, e saranno un po' gli esempi che io cercherò di trarre e di raccontarvi, è la capacità di intercettare dei funzionari, di reclutare dei funzionari pubblici e beneficiare delle loro competenze, delle loro reti di contatto. Ovviamente offrendo in cambio che cosa? Offrendo degli stipendi altissimi e mettendo in campo appunto delle risorse davvero molto molto significative che magari derivano dalla vendita di quelle risorse naturali a cui faceva riferimento prima Massimo Di Rienzo. L'altro aspetto che è stato particolarmente all'ordine del giorno nelle cronache delle nostre democrazie è la capacità di influenzare attraverso il sostegno economico, attraverso consistenti donazioni, le forze politiche, insinuandosi nei buchi normativi sul finanziamento alla politica, non solo in Italia, ma anche in altri paesi. Ma potrei citare le capacità tecnologiche, quindi la capacità di servirsi di un apparato tecnologico che si insinua nelle discussioni sui social, che tenta di orientare il dibattito pubblico. Ultimi aspetti non meno preoccupanti, ma di questo, ripeto, capacità multiforme di inserirsi all'interno dei nostri dibattiti pubblici, dei processi decisionali, la capacità di inserirsi anche nel dibattito mediatico, comunicativo, talvolta anche minacciando la stampa stessa o le organizzazioni della società civile. Posso dirvi, davvero non per manie di protagonismo, prima... Avete avuto un esempio voi stessi. Esatto, il dottor Polcini faceva riferimento al vertice ONU anticorruzione che si è tenuto a Sharm el Sheikh. Ebbene, The Good Lobby avrebbe dovuto prendervi parte, non ha potuto farlo perché uno Stato ha impedito a The Good Lobby, così come ad altre 8 organizzazioni dell'Europa e degli Stati Uniti, dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti, con un mero pretesto, dicendo che eravamo organizzazioni legate non dimostrandolo naturalmente, al golpista Gülen, e ci ha impedito di partecipare. Ora è un piccolo episodio, ma è un episodio emblematico. Vorrei adesso passare ad alcuni esempi che ci aiutino a capire meglio quello che dicevo. Prima di tutto parlavo di attività di lobbying diretta e indiretta e cito un'inchiesta che il giornale di investigazione americano The Intercept ha di recente resa pubblica sulla capacità della Russia di svolgere un'attività di influenza sulle politiche americane, a partire dall'invasione della Georgia del 2008.
ottenendo tra l'altro un risultato anche efficace, perché all'epoca, quindi all'inizio, diciamo, di questa politica imperialista messa in campo dalla Federazione Russa, la posizione americana fu una posizione di accondiscendenza in qualche modo, o comunque non di condanna severa nei confronti della Russia. Ebbene, all'epoca addirittura il governo russo aveva reclutato delle aziende americane che svolgono attività di lobbying e che svolgono attività invece di consulenza, e è tutto tracciato, fortunatamente negli Stati Uniti, a differenza dell'Italia e di alcuni paesi europei, è tutto tracciabile. Ed è tutto tracciabile nella misura in cui è possibile poi verificare che cosa queste aziende, società di consulenza avevano fatto, quali erano decisori pubblici che avevano avvicinato, e si è visto ad esempio che erano riusciti a piazzare ottime interviste sui migliori quotidiani americani che appunto permettevano agli alti funzionari della politica estera russa di esprimere il proprio punto di vista. Nel 2014-2015, sempre The Intercept ha dimostrato che c'è stato un cambiamento di passo. L'influenza non è stata più da parte del governo russo, ma da parte delle grandi aziende russe. E stiamo parlando di cifre da capogiro. Nel 2016 si stima che le aziende russe abbiano speso qualcosa come 182 milioni di dollari in lobbying negli Stati Uniti. Il registro degli agenti stranieri in America, negli Stati Uniti, parla per il 2021 soltanto di 34,8 milioni di dollari spesi, tenendo conto che è una stima per incredibile difetto. Perché? Perché molte società di lobbying non si registrano, perché svolgono attività di influenza per aziende straniere, non si registrano poi in quel registro appunto degli agenti stranieri, violando una regola, ma quindi parliamo di cifre appunto approssimate per difetto. E in realtà in Europa la situazione non è particolarmente diversa. Anche qui abbiamo un registro della trasparenza che ci permette di indicare, appunto, di rivelare dati e informazioni, e solo una grande società di lobbying in Europa, che si occupa soprattutto appunto di affari russi, ha speso 480.000 euro di recente proprio solo per svolgere questa attività. Si stima appunto che sia una, ripeto, cifre per approssimate per difetto. Viene calcolato ad esempio che un altro paese come l'Arabia Saudita avrebbe dei contratti davvero milionari con società di lobbying che parlano di 110.000 euro al mese spesi per attività di lobbying. Passiamo ad un altro aspetto, che è quello delle porte girevoli. Che cosa si intende per porte girevoli? Funzionari pubblici, rappresentanti di istituzioni che alla fine del loro mandato, ma può anche accadere durante il loro mandato purtroppo, passano a rappresentare gli interessi di, in questo caso, di potenze straniere, ma interessi privati. Il caso più emblematico è quello dell'ex cancelliere Schröder. È davvero emblematico per le tempistiche. Schröder, durante il suo mandato da cancelliere, per cui è anche stato ricordato come un cancelliere che ha anche fatto delle buone cose, ma questo suo ricordo è adombrato in realtà dalla sua carriera successiva, approvò il gasdotto Nord Stream, che aveva una grande novità, cioè quello di bypassare l'Ucraina e la Polonia e di raggiungere la Germania direttamente attraverso passando sotto il Mar Baltico. Schröder finisce il suo mandato a settembre del 2005. Il 9 dicembre del 2005 assume la presidenza della società
che avrebbe fatto costruire il gasdotto che lui stesso aveva fatto approvare come cancelliere. Da lì è stata tutta una sequenza infinita di incarichi a favore della Federazione Russa, dalla appunto presidenza di Nord Stream, al comitato di sorveglianza di Nord Stream 2, addirittura di recente gli è stato proposto di sedere nel consiglio di amministrazione di Gazprom e teniamo conto che già faceva parte del consiglio di amministrazione di Rosneft, una delle più importanti società petrolifere russe. Inutile dirlo che Schröder ha continuato a mantenere un suo staff parlamentare, di cui ovviamente gode in quanto ex cancelliere, un consistente vitalizio per il suo ruolo, un ruolo chiave all'interno della socialdemocrazia tedesca, del Partito Socialdemocratico Tedesco. Di recente, e passiamo agli ultimi casi, è stato proprio nei mesi scorsi, è stato messo in evidenza un altro caso emblematico di cosiddetto astroturfing, cioè di capacità di creare finte comunità a favore di interessi privati, e in questo caso di interessi stranieri, proprio in Germania, per mano di quella della presidente della governatrice di un land in cui proprio dovrebbe arrivare il terminale di Nord Stream 2 del Mecklenburgo, che sarebbe accusata di aver creato una finta fondazione ambientalista che ovviamente si è pronunciata in maniera molto favorevole a Nord Stream. I casi di revolving doors sono molto frequenti. In Inghilterra c'è stato tutto un grande dibattito sui numerosi funzionari che hanno abbandonato gli incarichi pubblici per inserirsi ai vertici di compagnie di telecomunicazioni cinesi guidate di fatto dagli organi politici del governo cinese. Ultima cosa che cito, che fa appunto pensare che purtroppo anche noi non siamo così, non abbiamo del tutto ancora gli anticorpi, parlo del finanziamento che alcune forze politiche, ma soprattutto che molte fondazioni politiche avrebbero ricevuto da potenze straniere. E questo purtroppo proprio perché sempre di più a livello empirico è dimostrato che i finanziamenti da parte delle potenze straniere non arrivano direttamente ai partiti politici, ma a terze parti, ad associazioni politiche, a fondazioni politiche che non godono purtroppo della stessa normativa o solo in maniera parziale in materia di trasparenza e di rendicontazione. Per non citare il caso delle codici di condotta spesso molto insufficienti di un politico di altissimo profilo in Italia che anche in virtù dell'assenza di un codice di condotta all'interno del Senato ha potuto esercitare parallelamente al suo incarico parlamentare anche un'attività di rappresentanza per una potenza straniera che effettivamente, ripeto, non era illegittima da un punto di vista delle regole, ma molto discutibile da un punto di era vista discutibile sotto tante dell'opportunità. Direi insomma di aver dato un primo quadro, ma poi parleremo dei tentativi di rimedio, insomma. Beh, devo dire che ci hai dato un quadro abbastanza completo, diciamo, partendo dall'America, passando per l'Europa e poi finendo in Italia, insomma, quindi questi fenomeni sono all'ordine del giorno, diciamo. Il revolving door è un fenomeno poco noto, no? Perché si pensa sempre che il revolving door sia associato semplicemente al pantouflage, che è solo uno dei meccanismi, ma il revolving door più pericoloso è quello della politica, insomma, no? Perché le relazioni che le persone stringono in ambito politico poi se le portano fuori per favorire interessi privati, questo ovviamente poi mette in
cattiva luce tutto l'operato che svolto in qualità di decisore pubblico, insomma, no? Quindi, allora, invece, grazie Federico, poi torniamo sulle soluzioni rapidamente, perché poi i tempi, come al solito, sfuggono, però col dottor Borrello invece ci interessa moltissimo la parte, diciamo, a valle. I processi decisionali, abbiamo capito, grazie a Federico, come si possono influenzare, orientare, manipolare. E al dottor Borrello chiedo invece l'inquinamento dell'economia attraverso il riciclaggio. Questi cleptocrati hanno bisogno di ripulire questi soldi che sono ovviamente di provenienza illecita, frutto di corruzione molto spesso, e quindi in qualche modo lo devono fare nei paesi nelle economie liberali, anche perché poi lì poi acquistano beni, no? beni mobili. Sapete che le prime ondate di sanzioni agli oligarchi russi hanno avuto come oggetto soprattutto gli yacht, queste meravigliose case, che abbiamo, magari noi avessimo l'opportunità mai un giorno di comprarci una casa come quella, io non so, i vostri standard, ma io sicuramente no. Quindi, dottor Borrello, ci illumini sui meccanismi, perché ormai sono abbastanza noti, e la UIF, lo sottolineo, l'Unità di Informazione Finanziaria, fa un lavoro meraviglioso attraverso dei quaderni che io invito tutti, soprattutto le pubbliche amministrazioni che ci stanno sentendo, a leggere, perché fanno vedere proprio le dinamiche, ed è quello l'importante, no? Prego, dottor Borrello. Grazie a tutti, grazie professor Di Rienzo per l'invito a contribuire a questa giornata. A costo di deludere un po' le aspettative, vorrei concentrarmi poco sugli schemi tipici di riciclaggio, perché intanto proprio nel programma di questa giornata sono già definiti come tipici. E poi perché di fatto, diciamo, la modalità è purtroppo abbastanza immaginabile e comune. Ricorrente, diciamo. È ricorrente. Ovviamente, ecco, anche nelle parole del dottor Angelè che mi ha preceduto, ci sono una serie di spunti che possono in qualche misura far capire come fondamentalmente il modo in cui si sfruttano gli ordinamenti per canalizzare risorse di origine illecita è un modo che, diciamo, tende a sfruttare o arbitraggi normativi, quindi, o differenziali di regolamentazione. Quindi si va dove le regole sono meno rigide e consentono, diciamo, scappatoie. Si tende a sfruttare le debolezze delle autorità e quindi anche l'eventuale cattura delle autorità. Si tende a sfruttare la disponibilità degli operatori. E quindi si tende a sfruttare ancora una volta la scarsa capacità delle istituzioni di attivare gli anticorpi, chiamando gli operatori stessi a reagire e a intercettare fenomeni illeciti. Lasciatemi iniziare l'intervento solo con due righe proprio di citazione. Il riciclaggio di denaro, soprattutto su larga scala, rappresenta una seria minaccia alla stabilità democratica, ai diritti umani e allo Stato di diritto, nei paesi dai quali, attraverso i quali e verso i quali vengono trasferiti fondi illeciti, tra l'altro facilitando, incoraggiando e nascondendo la corruzione e altre gravi attività criminali. Non sono parole mie, ovviamente, ma sono le parole con cui si apre una risoluzione del 2019 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella quale si esprimeva preoccupazione per alcuni fenomeni proprio di riciclaggio che avevano coinvolto alcuni stati membri del Consiglio d'Europa. Il documento faceva esplicito riferimento a casi che poi sono stati molto noti nell'opinione pubblica: Global Laundromat, Azerbaigiani Laundromat, Troika Laundromat. Laundromat sta per lavatrice, insomma. Esattamente. Questi schemi avevano tutta una serie di aspetti in comune.
sfruttavano le debolezze di alcune giurisdizioni, sfruttavano società di comodo, sfruttavano banche scarsamente regolamentate e quindi consentivano la gestione di ingenti somme di denaro a ricchi uomini d'affari, esponenti di organizzazioni criminali, funzionari pubblici corrotti. E il documento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa stigmatizzava proprio il fatto che molti soggetti coinvolti in questi schemi non fossero stati adeguatamente intercettati e indagati e formulava raccomandazioni agli Stati membri e all'Unione Europea per il rafforzamento della lotta internazionale contro riciclaggio, criminalità organizzata e corruzione, sollecitando il potenziamento di meccanismi nazionali e internazionali di cooperazione. Riciclaggio, criminalità organizzata e corruzione sono tre aspetti che vanno di pari passo. Ce lo ha ricordato il consigliere Tartaglia Polcini, il documento approvato dalla presidenza italiana del G20 corruzione e crimine organizzato ha come terzo elemento cardine il tema del riciclaggio. Quindi è già un forte segnale quello che ormai nella comunità internazionale questi tre fenomeni siano considerati come indissolubilmente collegati. Ora, i casi che ho citato e su cui l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa poneva l'attenzione, indicandoli come minacce, ripeto, alla stabilità democratica, ai diritti umani e allo Stato di diritto, sono casi che rafforzano l'idea, se mai ce ne fosse bisogno, che il riciclaggio non è un reato, ma è un fenomeno economico-finanziario molto più complesso. È un fenomeno che va ovviamente contrastato come reato, quindi come attività criminosa commessa da singoli, ma è anche un fenomeno che, se basato sulla forte movimentazione di ingenti capitali di origine illecita, è in grado di alterare profondamente l'economia, i mercati, e che quando si innesta su fenomeni di corruzione anch'essi di ampia scala, rischia di catturare le istituzioni. Ed è appunto il senso anche degli esempi che faceva prima il dottor Angheli. E quindi di cosa c'è bisogno per combattere questo tipo di fenomeno molto più complesso del singolo reato? C'è bisogno di un apparato di prevenzione che stia a monte e che sia complementare alla repressione dei reati. Occorrono autorità specializzate, occorrono autorità preposte non alla investigazione e repressione del reato, ma alla tutela dell'integrità delle istituzioni, e questo è il senso della prevenzione, e occorre poi la collaborazione degli operatori qualificati, cioè di quei soggetti che, proprio per via del ruolo che svolgono nella gestione, nel trasferimento di risorse finanziarie all'interno dell'economia, l'intermediazione, quindi nel caso delle banche, ma anche la prestazione di servizi professionali e di altre tipologie di servizi economici, sono soggetti che stanno un po' ai varchi tra l'economia legale e l'economia illegale. I moderni sistemi antiriciclaggio nascono quindi proprio per questo, per affiancare alla repressione del reato di riciclaggio un sistema di autorità amministrative preposto alla prevenzione e alla tutela dell'integrità delle economie e delle democrazie. E valorizzano il ruolo degli operatori privati, quali gatekeepers cosiddetti, cioè quei presidi alla legalità che devono avere una serie di obblighi che li portino a intercettare prontamente ogni
tentativo di accesso della ricchezza di origine illecita a servizi finanziari, all'economia legale. Il contributo quindi concorre a tutelare. Sì, dottor Borello, parliamo di banche, di professionisti, giusto? Però anche della pubblica amministrazione. Allora, in prima battuta diciamo, c'è stata un'evoluzione nel coinvolgimento. I primi standard antiriciclaggio preoccupano fondamentalmente delle banche. Parliamo della fine degli anni 80, primi anni 90 del secolo scorso. Man mano che i controlli bancari sono andati anche rafforzandosi, diventando sempre più complessi e rigidi, ovviamente i tentativi di canalizzare fondi illeciti nell'economia legale si sono dovuti rivolgere necessariamente ad altri operatori. Di qui l'estensione di questi obblighi ad altri operatori, in particolar modo i professionisti e poi altri operatori non finanziari. Penso alle case d'asta, alle case da gioco, agli operatori nell'intermediazione immobiliare e via discorrendo. La peculiarità di questa evoluzione, che vede l'Italia, tra l'altro, come paese capofila, è quella che si è capito come una forte un ruolo importante nella intercettazione di fenomeni criminali possa essere svolto dalle pubbliche amministrazioni. Perché le pubbliche amministrazioni sono parte dell'economia di un territorio, sono parte di quanto avviene in un territorio in termini di sviluppo economico, di costruzione di relazioni, entrano in contatto con imprese, con altri operatori, quindi sono in grado di intercettare fenomeni di origine illecita. Non è un caso che la prima legislazione, diciamo, antiriciclaggio italiana, basata proprio sulla segnalazione delle operazioni sospette, chiamasse in causa come obbligati a mandare segnalazioni di operazioni sospette, oltre alle banche, gli uffici della pubblica amministrazione. Unicum nel panorama internazionale. Questo obbligo delle pubbliche amministrazioni di segnalare operazioni sospette si è mantenuto lungo l'arco di 30 anni e ahimè, diciamo, l'esperienza però ci porta a dire che non è mai stato interpretato correttamente dal mondo della pubblica amministrazione. Un po' nell'idea che la pubblica amministrazione fosse avulsa dai fenomeni economici, un po' immaginando che i rischi di riciclaggio non toccassero il mondo dell'amministrazione pubblica, un po' immaginando che la sfera, per esempio, dell'anticorruzione e quella dell'antiriciclaggio fossero in qualche misura separate e dovessero muoversi, diciamo, secondo presidi distinti, quindi secondo quella logica silos. La percezione, diciamo, di questi aspetti sta cambiando negli ultimi anni. Si registrano, diciamo, movimenti un po' di difficile lettura. Per esempio, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, che prima era un vero e proprio obbligo che poneva le pubbliche amministrazioni al fianco dei professionisti e di tutti gli altri soggetti obbligati delle banche, nel 2017 è diventato un dovere di comunicazione che è disciplinato in maniera, diciamo, distinta rispetto agli obblighi di vera e propria segnalazione. Non di meno c'è un dovere di tutti gli uffici della pubblica amministrazione di comunicare alle autorità, in particolar modo all'unità di informazione finanziaria, operazioni sospette di cui le pubbliche amministrazioni vengano in contatto. Quindi certamente le pubbliche amministrazioni hanno un ruolo importante. Io posso eventualmente tornarci nel secondo giro di domande. Ma guarda, dottor Borello, noi il secondo giro, come al solito, ce lo siamo giocati, perché i tempi... No, ecco, però perché... tante cose che lei ha detto erano anche coerenti con cosa bisognerebbe fare. Io magari torno da voi, da lei e dal dottor Angelè, subito dopo aver sentito
il dottore Abbatino, la dottoressa Donini, perché magari a chiusura, diciamo, voi in un paio di punti ci dite un po' anche che cosa si dovrebbe fare. Insomma, una cosa che sembra abbastanza sul piatto è proprio quello che diceva lei, cioè considerare l'anticorruzione, l'antiriciclaggio. Io ci metterei anche l'antifrode del PNRR, certo. Per essere... Adesso in realtà avulse mi sembra veramente una cosa che dobbiamo superare agevolmente, come se con slancio. Ormai abbiamo tutta la leadership tecnica di cui parlava il professor Tartaglia, ci permette di dirlo e anche di trovare delle soluzioni di coordinamento. Noi nel quinto piano abbiamo cercato proprio di fare questo e adesso chiedo proprio a Giuseppe Abbatino di ANAC. ANAC coordina un pezzo dell'impegno 2.1 che riguarda proprio una task force multi-stakeholder, che cerca proprio di fare questo, di mettere in rete istituzioni, organizzazioni della società civile, e come possiamo integrare dentro questi, insomma, lo studio, ma anche il contrasto, la prevenzione di questi fenomeni e all'interno di questa azione. Prego, Giuseppe. Sì, grazie dottor Di Rienzo, grazie insomma a tutti i partecipanti, gli illustri relatori e gli uditori che vedo sono numerosi. Collegati e in rappresentanza dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ringraziamo anche per aver organizzato un evento di questo tipo che ci permette di confrontarci, insomma, e diremo ancora delle cose interessanti in merito, soprattutto nell'ambito di questa settimana del governo aperto, che è un'occasione di dialogo non soltanto tra noi istituzioni, ma soprattutto tra noi istituzioni, con i rappresentanti della società civile, con i rappresentanti delle varie amministrazioni sparse sul territorio, insomma, è se possibile anche sui cittadini, perché è importante parlare di questi temi e alla fine del mio intervento dirò qualcosa in merito. Il mio compito in realtà in questo momento, in questa posizione dell'agenda, è molto facilitato, perché appunto gli illustri relatori che mi hanno preceduto hanno già parlato dei concetti chiave che saranno poi oggetto di questo mio intervento, soprattutto nell'ottica di come tutti questi... queste intenzioni, questi concetti, il lavorare insieme, la sinergia, il mettere insieme i controlli, le verifiche, le politiche e le pratiche nel campo della prevenzione della corruzione in senso stretto, che però ormai non va più interpretata in senso stretto, ma è un qualcosa che va fatto insieme, in sinergia con i controlli ovviamente antiriciclaggio di cui ci ha parlato il dottor Borrello, con il sistema di contrasto alla criminalità organizzata in generale. E giustamente Massimo, tu facevi riferimento più di recente a quello che è un tema di grande attualità, che sono tutte le verifiche antifrode, potremmo chiamarle così, legate all'utilizzo dei fondi del PNRR. Ed è stato già sottolineato, siamo partiti proprio da questo concetto nella giornata dell'incontro di oggi, l'importanza di avere nel quinto piano nazionale per il governo aperto un impegno e delle azioni specifiche sull'anticorruzione, sulla promozione dell'integrità e della trasparenza, che se avrete modo di consultare o l'avete già fatto quello che è il piano, vedrete subito che questi concetti, prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità, sono correlati in modo esplicito appunto alle verifiche antifrode per l'utilizzo dei fondi del PNRR, ai sistemi di controllo per l'antiriciclaggio e al contrasto della criminalità organizzata, che d'altra parte, come ha detto dal consigliere Tartaglia Polcini, è un qualcosa che sappiamo da tempo che deve essere fatto in modo congiunto, sinergico, e che è stato sancito anche lo scorso anno dai leader del G20 con l'adozione degli altri principi su criminalità organizzata e corruzione. Quindi la specifica azione e gli impegni correlati 2 del piano sono riferiti alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell'integrità, con particolare riguardo, perché il focus del tutto il piano è sull'utilizzo dei fondi del PNRR, e abbiamo immaginato sin da subito, sin dall'emissione del piano, un collegamento stretto con tutti gli attori istituzionali rilevanti nell'attuazione del PNRR e con gli attori istituzionali rilevanti protagonisti, come dire, dell'applicazione, della messa in pratica di quelle che sono poi le politiche sul contrasto al riciclaggio, sul contrasto alla criminalità organizzata. Quindi di queste azioni fanno parte tutta una serie di istituzioni, alcune sono rappresentate anche nella giornata di ieri, fanno parte anche numerose e importanti e rilevanti organizzazioni della società civile, come ad esempio The Good Lobby, che anche oggi ci ha dato degli spunti
interessantissimi per parlare di questi temi. Quello che dovremo cercare di fare in questo anno e mezzo, perché il piano ha una durata biennale, siamo in piena attuazione del piano, avremo ancora tempo fino a fine 2023, poi infatti vorrò dire un qualcosa al termine per cercare di coinvolgere più attori possibili. Quello che dobbiamo cercare di fare è analizzare i livelli di attuazione delle strategie e delle politiche di promozione dell'integrità e di prevenzione della corruzione, di trasparenza, con particolare riguardo al PNRR. Dobbiamo cercare, anche in continuità con quelli che sono i risultati già raggiunti lo scorso anno, è stato detto dalla task force del gruppo anticorruzione del G20 2021 coordinata dall'Italia, dobbiamo cercare di valorizzare le nostre best practices a livello internazionale e capire quello che succede all'esterno. Considerato un'altra cosa, per chi ha avuto modo di leggere e di studiare il quinto piano nazionale anticorruzione, di fatto si parla di impegni e di azioni separati dal punto di vista del project management, ma alla fine si tengono tutte insieme. Di fatto, se parliamo di promozione dell'integrità, della trasparenza e di prevenzione della corruzione, parliamo anche di dati aperti, no? Parliamo dell'utilizzo di dati che possono essere messi a disposizione di attori della società civile, dei cittadini, per esercitare ognuno, in base a quello che è il proprio ruolo, un'attività di verifica, di controllo, di sprone, di promozione di certe buone pratiche. E quindi, diciamo, abbiamo immaginato e condiviso all'interno dei partecipanti con gli attori che fanno parte di questo impegno, quindi pieno spirito GP, abbiamo condiviso di già organizzare, declinare l'insieme delle attività che ci vedono impegnate nel quinto piano nazionale anticorruzione in tre gruppi di lavoro. Uno che si occuperà appunto di strategie anticorruzione in sinergia con i meccanismi di verifica del PNRR, con i meccanismi antifrode, con i meccanismi antiriciclaggio e di contrasto alla criminalità organizzata, un gruppo di lavoro per il sostegno e l'accompagnamento dei whistleblower, quindi delle politiche e delle pratiche collegate, e un gruppo di lavoro specifico appunto sulla promozione delle best practices internazionali. Ma perché, vedete, ho già nominato varie volte il PNRR, perché è chiaro che questo, insomma, lo sappiamo benissimo, è un'epoca molto particolare, differenti dalle altre, e quindi abbiamo il dovere di mettere in pratica anche delle soluzioni differenti. Anche perché il legislatore, nell'introdurre le nuove norme di verifica dell'utilizzo degli ingentissimi fondi legati all'attuazione del PNRR, ha introdotto anche dei meccanismi di verifica che però non sono rimasti, come dire, degli spazi, no? Proprio in quello che è il coordinamento con gli altri sistemi di verifica preesistenti. Ovviamente tutte le politiche di pratica di prevenzione della corruzione introdotte dalla legge 190 del 2012 in poi e con gli altri sistemi di cui hanno parlato i relatori che mi hanno preceduto. Bene, noi dobbiamo cogliere questi spazi lasciati dalle politiche, dalle leggi, dalle norme, che sono soltanto una parte della questione, li dobbiamo cogliere come un'opportunità, come degli spazi che siamo noi, amministrazioni, ma anche organizzazioni della società civile, a dover colmare. E questo sarà proprio, come dire, il focus, il tema che impegnerà il primo gruppo di lavoro istituito nell'ambito di questi impegni, di queste azioni del quinto piano nazionale del governo aperto, perché noi immaginiamo che da una parte le amministrazioni partecipanti, e c'è spazio ancora per aderire da parte di altre amministrazioni, propongano, facciano vedere, mettano in comune quelle che sono già le pratiche che ciascuna amministrazione ha adottato, no, per i sistemi di verifica sull'utilizzo dei fondi del PNRR, ma anche le migliori pratiche in tema di prevenzione della corruzione, di antiriciclaggio, per il controllo delle infiltrazioni. Quindi, come dire, proporle alla comunità delle amministrazioni per cercarne di trarre delle lezioni apprese potenzialmente utili a tutti. Allo stesso tempo, le organizzazioni della società civile saranno cruciali nel suggerire, nell'identificare, nel segnalare loro stesse delle eventuali esperienze importanti di pregio che avranno potuto cogliere nella loro attività, nella loro presenza capillare sul territorio, sempre per proporre all'attenzione del gruppo e magari raccoglierle in un compendio che poi possa essere opportunamente comunicato, diffuso, discusso, condiviso. E altro elemento molto importante, l'organizzazione della società civile, perché è questo poi lo spirito, per questo noi facciamo tutte queste attività nel contesto del piano del governo aperto, perché ci deve essere questa collaborazione in un certo senso tra pari, dovranno proporre, far capire anche alle amministrazioni quelli che sono i dati, gli elementi informativi di cui c'è più bisogno
per poter esercitare l'attività di verifica di watchdog. E tutto questo si potrà tradurre, speriamo, nell'alimentare un processo poi bottom-up, cioè che dal basso risalga verso l'alto e che possa influenzare, quindi in questo caso con processi di co-creazione anche da parte delle organizzazioni della società civile, delle proposte per il legislatore, per completare, per mantenere il sistema e andare sempre di più nella direzione, da una parte di mettere in sinergia i vari sistemi di controllo e di verifica esistenti, dall'altra quella di facilitare il controllo e l'utilizzo trasparente e il più integro possibile di questi fondi. Un tema cruciale affrontato dal secondo gruppo di lavoro sarà anche quello del sostegno ai processi di whistleblowing, così come tra l'altro indicato dalla recente direttiva in materia della Commissione europea. Questo deve essere fatto sia cercando, come dire, di recepire per quanto possibile, prima del recepimento formale e normativo della direttiva, anche appunto nelle pratiche, quelli che sono dei meccanismi che già esistono, come l'attività di accompagnamento da parte delle organizzazioni della società civile in tutte le fasi che riguardano il whistleblowing, quindi nella fase di decisione, di preparazione della segnalazione, della denuncia e tutte le fasi successive e così via, quindi sia a livello anche strategico, sia a livello di pratica, ma di questo ci parlerà più diffusamente la dottoressa Donini in seguito. Infine, ci deve essere un'attività importante, come dicevo, in continuità, perché ce lo chiede l'impegno OGP, di promozione a livello internazionale di quello che può essere chiamato il modello Italia, ovviamente con riguardo agli specifici temi del governo aperto e di verifica in sinergia dei vari sistemi di controllo dell'utilizzo dei fondi del PNRR, però attenzione, è un qualcosa che noi dobbiamo fare verso l'esterno raccogliendo le nostre buone pratiche e lezioni apprese, ma dobbiamo fare anche dall'esterno verso l'interno, perché ovviamente questa della sfida dell'utilizzo dei fondi del Next Generation EU è una sfida che ci accomuna a tutti i paesi europei, ma è una sfida che, con nomi diversi, i fondi, i finanziamenti stanziati dai vari governi, è una sfida globale, cioè di come si possono e si devono usare in modo trasparente, il più integro possibile e anche il più efficace possibile, perché la cosa importante è sempre fornire servizi poi ai cittadini, in periodi di crisi o come il periodo che abbiamo attraversato, e stiamo attraversando da una parte per l'emergenza sanitaria e dall'altra che abbiamo in pieno corso e abbiamo davanti anche per altri tipi di emergenze, come utilizzare in modo più trasparente possibile, più efficace possibile, questi anche stanziamenti straordinari che vengono messi in campo. L'ultimo elemento, come dicevo, i lavori sono appena iniziati, c'è già una mappa di istituzioni e di organizzazioni civili di alto livello che aderiscono sin dall'inizio a questo processo, c'è ancora tempo per aderire, quindi magari non so se questo evento di oggi può aver interessato anche qualcuno tramite il DFP, tramite il dottor Di Rienzo, insomma tutto il team OGP, potete assolutamente inviare le vostre manifestazioni di interesse, le vostre richieste di chiarimenti, richieste di integrazioni informative. Lo spirito è quello di fare questo lavoro insieme. L'ANAC ha il coordinamento, ma lavorerà come facilitatore e come parte di questo gruppo che dovrà portare i suoi contributi per la condivisione e per la promozione di processi di collaborazione e di promozione delle buone pratiche. E la chiosa mi sembra doverosa. Perché facciamo tutto questo? Lo facciamo perché in minima parte ce lo chiedono le leggi. Adesso ce lo chiede il quinto piano Open Government, che mette insieme tutti questi concetti che noi nel lavorare tra di noi colleghi in Italia e anche a livello internazionale sapevamo che devono essere sempre messi più insieme. Ma tutto questo a che cosa serve? Serve a promuovere quello che è il tema, il titolo di questo convegno, la parola chiave della democrazia. La democrazia si alimenta di tutte queste cose, cioè dobbiamo veramente capire e sentire. Ci saranno tanti RPCT collegati, il cui lavoro è pesantissimo, è durissimo, si aggiungono altre incombenze. Forse ci può aiutare farlo sapendo che noi di fatto, lavorando nel campo della prevenzione della corruzione, per favorire la trasparenza, l'integrità, in tutti questi stiamo lavorando per promuovere e sostenere quelli che sono dei pilastri della democrazia. E ce lo dobbiamo ricordare tanto più in questi giorni, è stato detto, in cui ricorre il trentennale di quelle terribili e orribili stragi di mafia, non soltanto di quelle e di tutte le altre che ci sono state. Queste persone erano nostri colleghi perché lavoravano nelle istituzioni, erano persone come noi tutti, erano persone che credevano
in questi valori, e noi abbiamo la fortuna di mettere in campo queste misure, le dobbiamo fare con entusiasmo, al di là di quello che prevedono le norme, perché noi abbiamo la fortuna di poggiare in un certo senso sulle spalle di questi giganti, di questi che hanno sacrificato tanto per noi, lo dobbiamo fare e lo dobbiamo fare insieme per noi, per onorare la loro memoria e per le prossime generazioni. Grazie tantissimo Giuseppe anche per la passione che ti hai messo nella... in questa tua, ovviamente sono d'accordissimo, la democrazia non è una cosa che si dà per scontata, insomma, anche se noi siamo nati dentro la democrazia, insomma, tu sei più giovane di me, però insomma anche io. Insomma. Allora, l'ultimo intervento, passando un pochino dal quadro strategico, perché ANAC coordina, diciamo, quelle che sono le strategie dell'integrazione tra questi mondi che spesso non si conoscono, invece la SNA, la Scuola Nazionale, ha in animo di mettere in piedi una comunità di pratica di responsabili anticorruzione e di soggetti che in realtà operano, quindi anche di responsabili di operazioni sospette in campo dell'antiriciclaggio, cioè non solo i responsabili anticorruzione, ma ce ne parla sicuramente meglio la dottoressa Donini della Scuola Nazionale. Prego, dottoressa. Grazie mille, tranquillizzo tutti che sarò nei tempi e sarò rapida e telegrafica. Diciamo che il rapporto tra democrazia e corruzione, insomma, lo conosciamo tutti e oggi sono emersi anche dei dati, sicuramente degli argomenti, spunti di riflessione non indifferenti. E ci tengo a contestualizzare, diciamo, il mio intervento in una piccola riflessione, perché quando noi parliamo di democrazia come necessaria ad abbattere i livelli di corruzione, dobbiamo fare i conti anche con alcune variabili che spesso non vengono considerate. Il fatto che sì, questo vale, ma quando la democrazia è consolidata, quando è una democrazia matura, perché questo ce lo insegna la storia, quello che è successo negli ultimi anni, soprattutto in relazione a colonialismo e postcolonialismo, perché gli stati appena indipendenti, diciamo freschi di indipendenza, hanno una prima fase in cui si avvia sì questo processo di democratizzazione, ma poi si riscontra un aumento della corruzione, ed è proprio il contrario di quello che uno si auspicherebbe, e il calo nei livelli corruttivi, ma questo ce lo dice la letteratura, la dottrina e il dato empirico, avviene quando la democrazia è più consolidata e più matura. È vero invece, assolutamente vero e incontrovertibile, il contrario: la lotta alla corruzione è fondamentale, imprescindibile per, e come dire, mantenere la democrazia, per implementare, attuare la democrazia, i valori democratici, i diritti umani, i principi costituzionali. Cioè, su questo dobbiamo essere molto attenti e continuare a vigilare costantemente, perché anche le democrazie mature sono sotto attacco da questo potere invisibile che è la corruzione che ruba futuro, ruba speranza, ruba anche solo il pensiero, ecco, di un futuro migliore, e mette in discussione dei principi fondamentali come il principio di uguaglianza, ma anche poi tutta una serie di diritti inalienabili dell'uomo, dal diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, all'ambiente, alla cultura, alla maternità. E tutto questo succede perché appunto c'è una corruzione che non solo nei paesi, come dire, emergenti, da poco indipendenti, ma insomma sappiamo benissimo la portata del fenomeno. E quindi è importante una strategia di prevenzione della corruzione, che è quello che noi insomma stiamo cercando di contribuire a realizzare nel nostro piccolo. Ormai diciamo il modello scelto nel nostro paese è quello di una strategia preventiva, una strategia che potremmo anche chiamare la strategia della virtù, cioè si cerca di innalzare la virtù del singolo, del dipendente, del funzionario, del dirigente, quindi aumentare la sua soglia etica attraverso degli interventi mirati, interventi di formazione, di sensibilizzazione, e interventi anche poi invece più organizzativi per rendere le amministrazioni e le organizzazioni più impermeabili al rischio di interferenza di natura corruttiva. Tutto questo dovrebbe servire per, come dire, aumentare il costo morale della corruzione, perché oggi quando noi parliamo di corruzione, sì, ci sono tante strategie, che può essere quella appunto più politica, più penalistica, più regolatoria, diciamo, ma forse quello che può avere effettivamente un effetto persuasivo e deterrente è proprio l'aumento del costo morale della corruzione, nel momento però in cui si è proceduto a innalzare la soglia etica del singolo. E questo è, diciamo, un circolo virtuoso che deve essere in qualche modo implementato. E dove siamo?
facciamo, che cosa stiamo facendo noi come SNA? All'interno del quinto NAP la SNA ha due impegni ben precisi e uno di questi impegni riguarda la realizzazione di una comunità di pratica di responsabili per la prevenzione della corruzione, che sono i garanti della legalità e della integrità all'interno delle singole amministrazioni, quindi hanno un ruolo importantissimo e lamentano talvolta un certo isolamento, una certa difficoltà, un certo disinteresse da parte del resto dell'amministrazione, e questo è un dato sul quale occorre chiaramente riflettere. Che cosa stiamo facendo? Noi siamo partiti da un'analisi del contesto e poi da un'analisi dei fabbisogni attraverso la somministrazione di un questionario che abbiamo, anche grazie all'ANAC e a diverse altre reti, insomma, abbiamo somministrato a diversi RPCT. Il primo dato sul quale riflettere è la risposta a questo questionario, che è una risposta non indifferente. Siamo oltre i 200, se ormai viaggiamo sui 210 questionari compilati, e questo sicuramente ci fa capire che c'è un interesse verso questa attività, questa iniziativa che stiamo proponendo. Che cosa abbiamo chiesto in questo questionario? Abbiamo chiesto che cosa si aspettano gli RPCT da una comunità di pratica, a livello di animazione, moderazione, contenuti, chi si aspettano di trovare. È interessante il dato relativo alle organizzazioni della società civile, perché insomma questa è una comunità di pratica interistituzionale e aperta ai contributi della società civile, e proprio in un'ottica Open Gov è importantissimo il ruolo della società civile, non solo nella fase consultiva, che poi anche co-decisionale, non solo in una fase di monitoraggio, che sarà sicuramente essenziale, ma soprattutto in una fase di proposta di argomenti, di contenuti, di confronto, per porre la società civile in un dialogo costruttivo e non oppositivo con la pubblica amministrazione, ma in un'ottica appunto di accrescimento e di ricchezza per tutte le parti. Ecco, questo è sicuramente il primo dato, sicuramente molto interessante, ma poi il secondo dato è il tema, gli argomenti. Che cosa è emerso da questo questionario? Che c'è un interesse fortissimo proprio verso i temi di cui stiamo parlando oggi, che vengono considerati ingiustamente sottovalutati nella formazione tradizionale. E quindi c'è proprio una richiesta di essere preparati, di approfondire sul tema delle lobby, dei portatori dei gruppi di interessi, sulla corruzione internazionale. C'è un'urgenza di collegare l'anticorruzione con l'antiriciclaggio, e quindi ci viene chiesto a gran voce, e di conseguenza la SNA risponderà attraverso questa comunità di pratica e grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti, o cominciando a operare su questi temi, a offrire dei contenuti su questi temi. Poi è interessante, lasciatemi questa considerazione, anche l'apertura su altri temi, come può essere la maggiore partecipazione e coinvolgimento nella realizzazione dei piani, ma anche come può essere la parità di genere in un'ottica di strategia di prevenzione della corruzione, un tema che può sembrare ingiustamente secondario, ma che in realtà invece ha tutta una sua dignità e merita tutto un suo approfondimento. E tutto questo sta emergendo grazie a questo questionario. Ma poi emerge il dato, forse più critico, l'isolamento dell'RPCT, il fatto che prevale ancora oggi una logica, adempimentale, burocratica, formalistica, in cui non si coglie la reale portata della prevenzione, della strategia di prevenzione della corruzione come strumento per far decollare, le pubbliche amministrazioni e creare valore pubblico. Si lamenta una mancanza di collaborazione e il fatto che poi ci siano anche poche risorse e poco tempo, ma insomma tutto questo alla fine si traduce in un isolamento dell'RPCT, che in alcuni casi porta a autoconsiderarsi come un capro espiatorio. Perché dico tutto questo? Perché tra gli obiettivi della comunità di pratica c'è anche quello di far superare questo isolamento dell'RPCT attraverso un confronto tra pari. Che si vuole superare la logica della formazione tradizionale dall'alto verso il basso, per invece incoraggiare uno scambio di esperienze, una condivisione di buone pratiche, uno scambio di informazioni, anche degli scambi informali tra RPCT per farli uscire dall'isolamento e confrontarsi, perché soprattutto confrontando anche esperienze diverse di provenienti da amministrazioni completamente diverse. Tutto questo appunto per rafforzare il ruolo dell'RPCT come garante della legalità e dell'integrità all'interno delle singole amministrazioni. Dove stiamo andando? Diciamo che l'analisi dei fabbisogni ormai è conclusa, siamo in una fase prettamente operativa in cui stiamo decidendo la piattaforma, stiamo decidendo i contenuti, le modalità di interazione all'interno della comunità di pratica, e siamo pronti per annunciare che la comunità di pratica sarà attiva dal
22 giugno. A brevissimo si apriranno le iscrizioni, diciamo, sui canali SNA e siamo in una fase anche di promozione, perché noi vogliamo far sapere al mondo che esiste questa, sta nascendo questa comunità di pratica, perché è un, insomma, sicuramente un tassello importantissimo nell'attuazione e realizzazione del quinto NAP. E quindi il 22 giugno ci sarà questo evento organizzato presso la SNA, un convegno dove si userà la scusa per presentare la comunità di pratica per discutere invece della dimensione di genere nell'ambito delle strategie di prevenzione della corruzione. È un evento che sarà sia in presenza sia a distanza. Chiaramente sulla presenza avremo dei limiti dovuti all'attuale situazione, ma insomma a distanza siete chiaramente tutti assolutamente invitati a partecipare. Diciamo che lo scopo ultimo di tutto questo processo di realizzazione della comunità di pratica, del coinvolgimento, del dialogo interistituzionale, ma soprattutto del dialogo con la società civile, è quello che ci siamo detti all'inizio, perché democrazia è partecipazione, democrazia è quindi coinvolgere il più possibile diversi soggetti, diversi attori provenienti da esperienze diverse, per convogliare tutti insieme verso il raggiungimento di un fine comune, che in questo caso è implementare e aumentare e anche una strategia concreta sul piano operativo, da questo punto di vista, di prevenzione della corruzione. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie dottoressa Donini, anche per le anticipazioni che noi tutti aspettavamo, ovviamente, e devo dire sono molto interessanti perché ci confermano alcune intuizioni che erano emerse anche dai gruppi di lavoro che avevano contribuito a creare poi questo impegno. Ora, per concludere, abbiamo ancora 3 minuti, ma insomma per noi è importante chiudere un cerchio, insomma. Chiederei sia a Federico Angelesi, sia al dottor Borrello, e poi in chiusura al dottor Aresu del Dipartimento della Funzione Pubblica, farei sempre la stessa domanda, cioè rispetto a tutto quello che abbiamo sentito, ascoltato, quali sono i passaggi più importanti da compiere per la difesa di questa democrazia? Cioè, selezionando, perché non abbiamo tempo ovviamente, di un punto e mezzo, diciamo, che secondo voi è fondamentale per andare avanti su queste tematiche? Massimo, prendo la parola e telegrafico. Appunto, abbiamo visto prima, ad esempio, il caso degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, l'informazione appunto su quella massiccia attività di lobbying svolta da queste società per conto di un regime che ha da poco attaccato uno Stato democratico. Bene, qual è la differenza? Che cosa ci permette di avere quei dati? Perché vengono fatte delle inchieste? Registro. Perché esiste un registro della trasparenza, perché esistono delle agende degli incontri, e nel registro della trasparenza vanno anche indicate le risorse che vengono messe in campo. Mi verrebbe da dire, ecco, se dobbiamo essere telegrafici, che questa è la prima urgenza, che non significa che quelle influenze non ci saranno, perché abbiamo visto che le influenze, ma almeno possono essere tracciate, almeno ne abbiamo consapevolezza. Da noi purtroppo tutto questo non avviene. Ecco, per essere telegrafici direi che questa è la prima urgenza. Hai preso il punto, io estendo anche a livello poi non solo nazionale del Parlamento, ma a livello del decisore pubblico, perché il decisore pubblico non è solo il Parlamento, e certo, gli uffici delle pubbliche amministrazioni centrali, i ministeri, le regioni, gli uffici delle grandi città, che hanno dei dipartimenti, degli assessorati, no? Che prendono decisioni fondamentali, è anche lì che si esprime questo tipo di preoccupazione. Quindi anche Massimo, tanto più è vero, scusami se ti interrompo, prego, tanto prego. Più è vero laddove l'asse decisionale è sempre meno in mano al Parlamento, è sempre più spostato tanto sulle regioni quanto sul governo, quanto sulle authorities, ad esempio, no? Per cui quello che dici è ancora più importante in una logica sistemica. Immaginiamo un decisore pubblico come una cosa un po' più grande del Parlamento. Esatto. Questo è anche un salto culturale che dobbiamo fare. E dottor Borrello, invece vengo a lei, grazie Federico. Dottor Borrello, telegraficamente, secondo lei? Sì,
cosa c'è da fare? Allora, alcune cose già si stanno facendo a livello internazionale. Superare quanto più possibile le discrepanze normative. E segnalo che in Europa è in atto un processo importantissimo di redazione di un nuovo corpus di norme che porterà alla istituzione di un'autorità antiriciclaggio europea che avrà un compiti di supervisione. È una notizia importante, dottore. Questo insomma è imminente. Avrà compiti di supervisione antiriciclaggio a livello di Unione Europea e avrà anche il compito di coordinare, supportare le FIU, l'attività quindi di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, che resterà ovviamente a livello nazionale perché è l'attività che dà impulso alle indagini, no? Nazionali, però insomma è un'attività che va coordinata, non solo, ma si darà anche corso a cose che già sono in via di sperimentazione, di attuazione, joint analysis, cioè gruppi congiunti di analisti finanziari su casi di riciclaggio cross border. E questo è, insomma, trae spunto anche da molte attività che a livello europeo la stessa UIF italiana ha promosso negli anni passati. Rafforzare la collaborazione tra le istituzioni a livello internazionale, tra le FIU, ma poi tra le autorità anticorruzione, antiriciclaggio, c'è diciamo, una tendenza diciamo, a integrare i sistemi, che è fondamentale, in particolar modo i sistemi anticorruzione e antiriciclaggio, ma c'è anche un aspetto importante, la tendenza che si va rafforzando a parlare un linguaggio comune, nel senso che ci sono dei concetti che nascono nell'antiriciclaggio ma che poi diventano un po' il collante per l'integrazione tra sistemi di prevenzione. Uno tra tutti, quello di beneficial owner, che è il concetto che nasce appunto come titolare effettivo nel sistema antiriciclaggio, ma che oggi permea i sistemi di prevenzione della corruzione. Avremo finalmente il registro dei titolari effettivi. Certamente, ecco, sì. Questa è una cosa, per esempio nel corpus normativo europeo l'idea che debba esserci un registro con un'autorità che lo gestisce e che garantisce l'accesso alle informazioni da parte delle autorità di prevenzione viene ulteriormente rafforzato. Quindi ecco, lavorare sul piano normativo, sul piano della collaborazione operativa delle analisi e poi rafforzare questo linguaggio comune che è la base per l'integrazione dei sistemi di prevenzione. Tutto qui. Grazie, dottor Borello. Il registro dei titolari effettivi verrà istituito presso la Camera di Commercio e in Gazzetta Ufficiale, adesso mi sembra di capire, quindi una cosa che aspettiamo da tantissimo, era addirittura un'azione del precedente piano nazionale del governo aperto ed è fondamentale nella lotta al riciclaggio e non solo, anche della corruzione, dei conflitti di interessi, in tutto insomma. Anche perché, chiedo scusa, aggiungo solo 30 secondi, questa è una cosa che ormai è di rilevante, essenziale importanza ai fini del PNRR. Esatto. Ricordo semplicemente che il regolamento europeo del 2021, credo il 241, per quanto riguarda gli aspetti legati agli appalti e alle gare, dice esplicitamente che le autorità pubbliche devono avere... devono richiedere il titolare effettivo all'operatore economico. Accesso tempestivo e immediato alle informazioni sul titolare. Questa è una rivoluzione che io spero che voi cogliate, questa è una rivoluzione importantissima e speriamo che le pubbliche amministrazioni facciano questo tipo di operazione, perché è l'operazione diciamo speculare alla segnalazione di operazione sospetta, è una due diligence poi alla fine. Insomma, vogliamo capire chi c'è dietro gli operatori economici a cui poi vanno a finire gli appalti, contributi, finanziamenti. Okay, questo è uno strumento di tutela dell'integrità. Cioè, non è tanto, è vero che è funzionale alla comunicazione di operazione sospetta, ma è soprattutto funzionale alla stessa amministrazione per mantenersi integra e avere contezza del proprio interlocutore.
presidiare il territorio, l'economia del proprio territorio. Siamo fuori, ma io chiedo a dottora Resu di chiudere. Perché sarò velocissimo, assolutamente. Faccio mie le considerazioni molto precise, molto puntuali in termini di capacità tecnica dell'amministrazione italiana nell'affrontare questo tema. Abbiamo sentito il professor Tagliapulcini sulla diplomazia giuridica, il dottor Borrello sulla capacità tecnica della Banca d'Italia, il dottor Abatino per quanto riguarda l'autorità dell'anticorruzione. Ecco, credo sia molto importante integrare queste capacità tecniche e in questo senso è particolarmente importante la comunità di pratica a cui faceva riferimento la professoressa Donini e espandere questo mondo, aprirlo anche al contributo della società civile. Parlo in termini quindi di open government. Davvero questa capacità tecnica condivisa, unita al contributo della società civile, unita a questo profilo educativo, consentirà sempre più di avere cittadini attenti sulla tematica dell'anticorruzione nella prospettiva e nella consapevolezza che una politica corretta, un'azione corretta in tema di anticorruzione alimenta la democrazia ed è proprio questo il senso di questo incontro. Grazie. Ricordiamo anche la Task Force ANAC su questo, fondamentale. E io mi scuso perché abbiamo sforato di 6 minuti, però insomma mi sembra che questo intervento sia stato molto, molto interessante. È stato interessante per me che l'ho organizzato, quindi immagino, spero che sia stato interessante per te. Vi ringrazio moltissimo a tutti i relatori perché il vostro contributo è stato fondamentale anche nel preparare questo intervento e insomma leadership tecnica adesso si deve scaricare sul campo, ecco questo, dobbiamo mettere a terra tutta questa consapevolezza che deve viaggiare poi dentro le pubbliche amministrazioni. Un saluto a tutti e grazie per l'attenzione. Grazie ancora, buona giornata a tutti. Grazie a tutti, buongiorno.